Ma si deve regalare ai bambini le cose in qualsiasi momento, quando compiono gli anni, quando è Natale, quando è Pasqua, quando sono promossi. I giocattoli di solito stanno al posto delle parole mancate, perché i padri tendono a non parlare tanto con i bambini perché si annoiano. Le madri parlano con i bambini, ma parlano ad un livello fisico. Come stai? Sei sudato? Stai attento? Hai la febbre? Mai che facciano una domanda psicologica sul tipo sei felice? Che il bambino resterebbe anche sconcertato rispetto alla improbabilità che arrivi una domanda del genere. Ora questi bambini nascono così, crescono così. Adesso poi ci sono i telefonini, gli iPad che vengono letteralmente consegnati a loro, in modo tale che stanno tranquilli, quando non sono gli stessi genitori a utilizzarli. Io vedo nei ristoranti milanesi. Ci si siede a tavola, si ordina e poi nell'attesa tutti quanti, genitori e figli, tutti quanti col telefonino. Una sorta di solitudine di massa, una negazione totale della relazione sociale, perché non si devono chiamare social quelle cose lì, si devono chiamare solitudine di massa, perché il social, il mio socio, colui che interagisce con me nella società, deve avere un corpo davanti a me e non semplicemente un'immagine.